Ciao a tutti ragazzi, benvenuti in questo nuovo video. Oggi sono qui per mostrarvi un allenamento gratuito a corpo libero che potete fare tranquillamente al parco. Ci troviamo a Dubai Marina, ho il microfono in mano perché sono senza maglietta. Oggi sono qui per mostrarvi un allenamento che potete fare anche voi se non avete particolari attrezzature a disposizione. Questo è un parco attrezzato con sbarre, parallele e altre cose che si potrebbero trovare anche in alcuni parchi in Italia. Quindi l'allenamento di oggi è un allenamento full body dove vi mostro serie ripetizioni tecniche che applicandole potete fare un allenamento completo per tutto il vostro corpo. Prima di iniziare andiamo a fare un riscaldamento per tutto il corpo, un riscaldamento molto leggero per andare a pompare un pochino di sangue e per andare a riscaldare tendini e articolazioni. Come primo esercizio, appena terminato il riscaldamento, parto con le trazioni alla sbarra. Vado a fare 4 serie per massime ripetizioni a presa larga. Ragazzi, voglio ricordarvi che io, Irene e la mia fidanzata ci occupiamo di lavorare tramite un servizio di coaching online. Abbiamo decine e decine di clienti che seguiamo online, a distanza, servizio via WhatsApp 7 giorni su 7, protocollo personalizzato. Se anche voi avete bisogno di rimettervi in forma, dovete perdere qualche chilo, dovete prepararvi per una gara, volete diventare più muscolosi, anche se avete poche attrezzature a disposizione, noi vi aiuteremo a rimettervi in forma. Io mi occupo di seguire maschi e Irene le femminucce. Quindi ragazzi, trovate tutte le info in descrizione qua sotto. Adesso passiamo al secondo esercizio. Andiamo a fare sempre un esercizio per i dorsali, però in questo caso è una sorta di rematore, il cosiddetto rematore inverso alla sbarra, che potrebbe essere anche una versione semplificata delle trazioni alla sbarra. Quindi se siete dei principianti e non avete la forza per fare le trazioni alla sbarra a presa larga, quelle che ho appena fatto, potete provare a farle con la presa stretta e inversa. Se non riuscite neanche a far quelle, potete fare questo esercizio qua che adesso vi mostro. In tal caso, se voi siete in grado di fare le trazioni, fate come ho fatto io, trazioni e successivamente questo esercizio. Altrimenti, se non siete in grado di fare le trazioni, partite direttamente con l'esercizio che adesso vi mostro. Cercate di stare in un range tra le 10, massimo 15 ripetizioni. Se vi accorgete che ne fate troppe, dovete rendere l'esercizio più difficile. Come fate per rendere l'esercizio più difficile? Potete fare, come ho fatto io, una pausa di 2-3 secondi nel punto di massima contrazione ad ogni ripetizione. Oppure ogni 2 ripetizioni fate la pausa. Oppure potete spostare i piedi più avanti. Spostando i piedi più avanti, la percezione del peso del vostro corpo sarà maggiore. Oppure, se volete rendere l'esercizio ancora più difficile, potete trovare un panchetto, uno step, quello che vi pare, da mettere sotto i talloni, così da sollevare i vostri piedi, e l'esercizio sarà ancora più pesante. Terzo esercizio, si inizia con il primo per il petto. Questo esercizio è un multiarticolare, così come anche le trazioni. Questo va a coinvolgere, essendo un multiarticolare, petto principalmente, ma anche tricipiti e deltoidi. Mentre le trazioni e il rematore che vi ho mostrato in precedenza vanno a colpire dorsali, bicipiti e deltoidi. Quindi bastano pochi esercizi per andare comunque a colpire tanti muscoli. Quindi adesso vado a svolgere le parallele, le dip alle parallele, facendo anche qui massime ripetizioni, cercando di stare sempre in un range tra le 10 e le 15. Se l'esercizio mi sembrerà leggero, vado a fare delle pause nel punto più basso di 2-3 secondi ad ogni ripetizione. Altrimenti, se l'esercizio lo sentirò leggero, farò queste pause
tra una ripetizione e l'altra ancora più lunghe. Come secondo esercizio per il petto vado a svolgere i classici piegamenti sulle braccia, però per rendere l'esercizio più difficile, per aumentare la difficoltà, vado a appoggiare i piedi qua sopra e le mani per terra. Così facendo l'angolo del mio corpo cambia e il peso che va a scaricare sulla parte alta del corpo sarà maggiore. Se voi fate fatica a farlo in questo modo, potete fare quelle classiche per terra. Se fate fatica a fare quelle classiche per terra, potete fare, come avete visto nel riscaldamento, i piegamenti sulle braccia con le mani non per terra ma in un punto un pochino più alto, come ho fatto io sul pneumatico. Così la percezione sarà più leggera. Se anche in questo metodo non fate abbastanza fatica, quindi riuscite a fare tranquillamente più di 15 ripetizioni, anche qui dovete stare in un range tra le 10 e le 15 ripetizioni, sempre per 4 serie totali, provate a fermarvi con il petto a un centimetro dal pavimento, fare una pausa di 3 secondi e risalire. Questo potete provare a farlo anche in tutte le ripetizioni. Abbiamo terminato tutti gli esercizi per la parte superiore del corpo, proseguiamo con le gambe. Adesso si va a fare gli affondi, però voglio dirvi che alla fine del video vi mostrerò un esercizio bonus che, se avete la possibilità di farlo, lo provate, altrimenti non importa. Un esercizio in più che, se avete la possibilità di farlo, lo potete inserire come ciliegina sulla torta per chiudere l'allenamento. Adesso si procede con gli affondi. Andrò a svolgere gli affondi in camminata, 4 serie per 20 ripetizioni per ciascuna gamba, quindi sono 40 passi per 4 serie. Inizia ad essere bello cotto. Gli affondi in camminata mi ammazzano sempre. Poi oggi è veramente caldo. Come avete visto, li ho fatti tenendo le mani sopra la testa. Questo metodo aumenta molto di più la difficoltà, perché dovete stabilizzare il peso che sta in alto, e oltre che sentire il peso lavorare sulle gambe, lo andate anche a stabilizzare con tutto il core, quindi sentite lavorare bene anche i muscoli stabilizzatori dell'addome e di tutta la schiena. Quindi, se i classici affondi vi risultano facili, potete provare questo metodo con un pesetto. Adesso si prosegue con il secondo esercizio di gambe. Andiamo a fare lo step up montando e scendendo da questo pneumatico. Io lo vado a fare senza peso perché sono stanco, però voi potete farlo tranquillamente se ve la sentite con un pesetto in mano. Qui vado a svolgere sempre 4 serie con 20 ripetizioni per gamba, andando a fare 20 ripetizioni con la destra, 20 con la sinistra e poi si recupera. Andiamo ad inserire un esercizio di addominali per andare a chiudere questo fantastico workout. Quindi qui abbiamo una sbarra, andiamo a svolgere l'esercizio toes to bar. Che cosa significa? Mi vado ad appendere alla sbarra, sto fermo, stringo forte con le mani, successivamente porto su i piedi cercando di toccare la sbarra. Questa, diciamo, è la variante più difficile. Se voi non riuscite, potete fare tranquillamente la variante più facile, vale a dire portare le ginocchia a sbattere contro il petto e poi tornate giù. Abbiamo appena terminato l'esercizio per l'addome, 4 serie per massime ripetizioni. Adesso andiamo a svolgere l'esercizio bonus. Vi voglio anticipare che questo è un esercizio non per tutti. Prima cosa, perché non è facile a livello tecnico. Seconda cosa, ci vuole un core forte. Se non avete un core forte, rischiate di farvi male alla schiena. Terza cosa, per tenere la schiena più dritta possibile, dovete cercare di stare con il petto più aperto possibile. Se voi chiudete il petto, tenderete a star curvi e c'è il rischio di farsi male alla schiena. Quindi, ragazzi, non è un esercizio per tutti. Andiamo. Allora, questo esercizio, ragazzi, a che cosa serve? Questo è un esercizio non in stile bodybuilding, non è un esercizio prettamente muscolare per un muscolo. È un po' come fare uno stacco da terra. Quindi, diciamo, è un esercizio multiarticolare
che va a colpire tanti piccoli muscoli che si trovano nel corpo. Il muscolo che viene maggiormente coinvolto sono le gambe, perché se fate la tecnica fatta bene, la spinta parte tutta dalle gambe. Quindi ragazzi, a fine allenamento, se avete a disposizione un pneumatico, che non è una cosa che hanno tutti, e se ve la sentite di farlo perché avete una padronanza a livello tecnico, potete fare tranquillamente, per chiudere il vostro allenamento, 3 serie, massime ripetizioni. Così date anche uno sprint al vostro metabolismo, perché è un esercizio veramente impegnativo per tutto il corpo, vi dà un grande dispendio calorico. Io ragazzi vi saluto qua, spero che questo video vi sia piaciuto. Se vi è piaciuto, lasciate un like, lasciate un commento, iscrivetevi al canale se ancora non siete iscritti, attivate la campanella e seguiteci, me e Irene, anche su Instagram. Quindi ragazzi, vi ringrazio, al prossimo video.